Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario MSH. A cosa serve? MSH è un medicinale veterinario a base del principio attivo Mycoplasma synoviae vivo attenuato, appartenente alla categoria degli vaccini e nello specifico vaccini batterici vivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Boehringer Ingelheim Animal Health Italia SPA. MSH può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Farmsure Limited. Concessionario: Boehringer Ingelheim Animal Health Italia SPA. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: Mycoplasma synoviae vivo attenuato. Gruppo terapeutico: vaccini. Forma farmaceutica: flaconi iniettabili. Confezioni: MSH collirio oculare per polli 1 flacone 30 ml, 1000 dosi. Principio attivo: una dose, 37 ml. Contiene: Mycoplasma synoviae ceppo MSH vivo attenuato termosensibile, minimo 10,5,5,7 cc. Color Changing Units. Indicazioni: per l'immunizzazione attiva di riproduttori di futuri polli da carne e future ovaiole, riproduttrici di future ovaiole per la riduzione delle lesioni dei sacchi aerei e la riduzione del numero di uova con anomalie nella formazione del guscio causate da Mycoplasma synoviae. Insorgenza dell'immunità: 4 settimane dopo la vaccinazione. La durata dell'immunità per la riduzione delle lesioni dei sacchi aerei è stata dimostrata di 40 settimane dopo la vaccinazione. La durata dell'immunità per la riduzione del numero di uova con anomalie nella formazione del guscio non è ancora stata dimostrata. Posologia: polli da 5 settimane di età. Una dose di 37 ml da somministrare come collirio. Scongelare rapidamente il flacone chiuso a una temperatura tra 33 e 35 gradi per 10 minuti in un bagno termostatico ad acqua. Non scongelare a temperature superiori o per tempi più lunghi. Utilizzare a temperatura ambiente, 22-27 gradi, entro 2 ore dopo lo scongelamento. Miscelare i contenuti del flacone agitando delicatamente durante lo scongelamento. Capovolgere il flacone più volte dopo lo scongelamento per assicurarsi che il contenuto sia in sospensione. Rimuovere il sigillo di alluminio e il tappo di gomma prima di applicarvi un contagocce in plastica o un altro strumento di somministrazione. Utilizzare un contagocce o altro strumento calibrato, in modo da distribuire una goccia di vaccino da 37 ml. Evitare l'introduzione di contaminanti. Tenere l'uccello con la testa inclinata da un lato. Capovolgere il flacone con contagocce o preparare lo strumento in modo che una goccia si formi all'estremità e cada nell'occhio aperto, riempiendolo delicatamente. La goccia, prima di cadere, e l'estremità non devono toccare la superficie dell'occhio. Attendere che l'uccello batta le palpebre prima di lasciarlo andare. Avvertenze: precauzioni speciali per l'impiego negli animali. Vaccinare tutti gli uccelli di un gruppo contemporaneamente. Devono essere vaccinati solo i gruppi in cui non sono presenti anticorpi M. synoviae. La vaccinazione deve essere effettuata su uccelli esenti da M. synoviae almeno 4 settimane prima della prevista esposizione alla M. synoviae virulenta. Le pollastre devono essere previamente sottoposte a test per l'infezione da M. synoviae. Per verificare la presenza di M. synoviae nel gruppo, si procede di norma al test di sieroagglutinazione rapida, SART, su campioni di sangue analizzati entro 24 ore dal prelievo. Il ceppo vaccinico può diffondersi dagli uccelli vaccinati a quelli non vaccinati, comprese le specie selvatiche. Ciò può verificarsi durante l'intera vita dell'uccello vaccinato. È necessario adottare speciali precauzioni per evitare che il ceppo vaccinale si diffonda ad altre specie di uccelli. Il ceppo vaccinico può essere rilevato nel tratto respiratorio dei polli fino a 55 settimane dopo la vaccinazione. Per distinguere tra i ceppi selvatici e il ceppo del vaccino di M. synoviae è possibile far effettuare a un laboratorio commerciale il test secondo la classificazione di Hammond o l'analisi di melting ad alta risoluzione, HRM. L'infezione da M. synoviae induce una transitoria risposta anticorpale positiva al Mycoplasma gallisepticum.
Benché copyright non siano disponibili dati al riguardo, è probabile che la vaccinazione con questo prodotto induca anche una risposta anticorpale positiva al Mycoplasma gallisepticum e possa quindi interferire con il monitoraggio sierologico del Mycoplasma gallisepticum. Se necessario, un'ulteriore differenziazione delle due specie di Mycoplasma può essere operata utilizzando la PCR in un laboratorio commerciale. I campioni utilizzabili per la PCR comprendono tamponi effettuati in siti patologici come trachea, volta palatina, sacchi aerei o articolazioni. Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza ed efficacia di questo vaccino quando utilizzato con altri medicinali veterinari. Pertanto la decisione di utilizzare questo vaccino prima o dopo un altro medicinale veterinario deve essere valutata caso per caso. Tempi di sospensione: 0 giorni. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.